Siamo alla parte economica, benvenuto Davide Vettario, direttore di ADN Cronos, Carolina Capria, scrittrice e attivista, Alessandro Genovesi, segretario generale Fillea, sono gli edili della CGIL, Andrea Mancia, il direttore dell'Opinione, bentornato. Bentornato Francesco Giubilei, direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale. Bruno Tabacci, buonasera, bentornato, le faccio vedere cosa prometteva Giorgia Meloni sulle tasse. Primo e più importante, abbassare le tasse per tutti. Abbassare, ovviamente, la pressione fiscale con attenzione anche alle imprese e al mondo del lavoro. Punto primo, abbassare le tasse a tutti. Qual è il problema? Cartello 51, che poi abbiamo presentato il piano di come andrà l'economia nei prossimi 7 anni, l'abbiamo detto più volte anche in puntata. Allora, nel 2025 al 42,8% la pressione fiscale, ai massimi dal 2021. Si dice che serviranno tagli o risparmi per confermare il cuneo e l'IRPEF. Guardate sulle pensioni. Sulle pensioni, cartello 52, Giorgia Meloni ci dice, scrive a Bruxelles, che nel piano di bilancio sono previste modifiche sui criteri di accesso al pensionamento, prolungamento dell'età lavorativa, il che vuol dire, e vi faccio vedere il 52 bis, che si andrà in pensione più tardi o con un inasprimento della legge Fornero, con l'età maggiorata o più contributi o con incentivi per continuare a lavorare e con gli statali volontariamente al lavoro fino a 70 anni. Bruno Tabacci, che sta succedendo? Questa è una cosa, se penso alla campagna elettorale contro la Fornero, vedo che si sono dovuti poi alla fine adeguare. D'altro canto, se facciamo un calcolo molto preciso, nel 1969-70, fu fatta in Italia una legge, la legge Brodolini, fu un intervento sulle pensioni, strategico, ma allora c'erano 4 lavoratori e un pensionato. Adesso il rapporto è 1-1, quei 4 lavoratori e un pensionato hanno consentito allora di stare sul retributivo. Oggi questo non è più possibile. C'erano così tanti soldi che se li sono mangiati subito. Allora, come si fa a promettere delle cose sulle quali nel frattempo è esplosa l'andamento demografico, è esplosa l'invecchiamento della popolazione, per fortuna viviamo di più, non si può lavorare quando si va a fare i conti genovesi coi numeri scompaiono le parole della campagna elettorale e della politica. Che ne dici? Dico che quando ci sono problemi di saldi di finanza pubblica ci sono 2 strade. Una è andare a prendere i soldi dove ci sono. Siamo un paese con 190 miliardi l'anno di lavoro nero ed economia sommersa. Abbiamo le banche che quest'anno stimano l'ABI 50 miliardi di utili e una tassa, per esempio, sui profitti delle banche. Non solo c'è in Spagna, ha cubato l'altro anno 1,2 miliardi, previsto 1,7 miliardi. C'è in Ungheria, l'Ungheria di Orban, tassa gli extra profitti, ha incassato 700 milioni quest'anno. Mi fa piacere che si prenda l'Ungheria di Orban come esempio virtuoso di economia. Meglio sugli extraprofitti che sui diritti civili, siamo d'accordo. Prendo atto, diciamo, da liberista prendo atto. Io da liberista farei quello che Trump vuol far fare a Elon Musk, cioè tagliare in maniera selvaggia, direi, tutti gli sprechi del nostro gigantesco sistema pubblico. E vedrete che i soldi si trovano, non bisogna andarli a togliere ai poveracci. E guardate soldi, che è quello che dice anche Giorgia Meloni sostanzialmente, perché vi riporto al cartello 51, sì, 51 credo che fosse, in cui dice, guardate, che per confermare il cuneo, l'IRPEF, perché l'Europa dice non potete andare di anno in anno trovando i soldi, dovete renderlo strutturale, dice ci saranno tagli e risparmi, Giubilei. Il fatto che ci siano dei tagli a parte della spesa pubblica non la vedo come una cosa di per sé negativa, dipende ovviamente che cosa si taglia, perché se si fanno dei tagli per esempio alla sanità è un qualcosa di sbagliato, ma se si fanno dei tagli agli sprechi è un qualcosa di positivo. Anche sul tema, anche sul tema tagliando sprechi, gli sprechi ce ne sono tanti, ma anche sul tema da anche sul tema delle pensioni bisogna fare però una distinzione, perché un conto è
obbligare l'aumento dell'età pensionabile come è stato fatto per esempio con la riforma Fornero. Un conto è la direzione che si vuole intraprendere in questa manovra con dare la possibilità per esempio agli statali di lavorare di più rispetto all'età pensionabile, e questo è un aspetto estremamente diverso perché sono proprio due approcci diversi. Un conto è un approccio che obbliga, un altro conto è un approccio che incentiva. Non è un qualcosa di negativo. Perché ora sulle parole della campagna elettorale sentiamo Capria e De Sani. Allora, le parole erano diverse. Cosa si diceva sulle pensioni? Impegno numero uno, e al governo abbiamo già dimostrato che si può fare, cancellare una volta per tutte, azzerare, dimenticare, annullare, superare la legge Fornero. Fratelli d'Italia difficilmente cambia idea su qualcosa, per cui io sono pronto a difendere quota 100 e spero che lo faranno anche gli altri. Quale sarà il primo provvedimento che Matteo Salvini porterà in Consiglio dei Ministri, se gli italiani ci voteranno, perché c'è di mezzo il voto degli italiani, l'azzeramento della legge Fornero e l'avvio di quota 41. Capri. Credo che il problema sia esattamente questo. Non mi addentro nella manovra economica perché non è mia competenza, però il problema sono le promesse non mantenute e l'arroganza della promessa. Perché quello che noto io, perlomeno nella comunicazione di questo governo, è di porsi sempre come risolutore di tutto e con grandi promesse di fare la storia. E stanno facendo la storia, però bisogna vedere che storia facciamo. Maggi. Ma io non credo né alle promesse elettorali, perché ormai ho un'età che mi ha immunizzato rispetto a questo, né ai governi che fanno la storia, soprattutto in un sistema complesso come quello nostro, in cui i vincoli europei, i vincoli internazionali danno veramente poco margine ai governi di poter fare una politica economica libera, diciamo così. Io preferisco un governo, diciamo, che faccia meno promesse, ma che, diciamo, tenga in piedi un sistema che non mi sembra stia, diciamo, rotolando verso il disastro. Allora, anzi. Desario, aggiungo due cartelli per Desario, l'uno e il due. Il sondaggio Ipsos, che ha un po', diciamo, cambiato l'unità di misura quando si parla di governo, è uscito per il Corriere della Sera, 2 anni, il calo di consenso, 14% per Giorgia Meloni, 11% per il governo. Quindi, mentre una volta si diceva, beh, ma Meloni resiste, il governo che cala, non è così, cala più Meloni del governo, ma soprattutto se si va a confrontare con i governi passati. Allora, più o meno in quest'epoca, poi non arrivarono ai 2 anni, però più o meno nel tempo passato dall'insediamento a oggi, Meloni ha perso il doppio di Draghi e addirittura rispetto al Conte 2 ha perso 20%. Che ne dice Desario? Ma diciamo che sono un raffronto particolare, perché erano innanzitutto anni molto complessi. Parliamo del periodo del Covid, quindi Conte, ce lo ricordiamo, ogni sera entrava nelle case degli italiani con la sua conferenza stampa. Lo stesso Draghi era chiamato a un governo quasi di unità nazionale, mentre il governo Meloni è il primo governo eletto e in parte anche divisivo, perché c'è una parte che l'ha votato e una parte che non l'ha votato. Tra i governi che vengono realmente votati sappiamo che man mano che si va avanti si perde quasi sempre il consenso. Però una cosa vorrei dire, cioè noi continuiamo a fare una narrazione delle cose che potrebbero non andare. Io sono 2 anni che sento dire che i mercati abbandonano l'Italia e non è così, che lo spread andrà alle stelle ed è sceso. Che si perderà il lavoro, e invece i dati dicono che da quando c'è l'unità d'Italia non ci sono né mai stati tanti lavoratori e stanno crescendo i lavoratori a tempo indeterminato. Ci dicono che l'Italia è il paese in Europa che sta andando meglio di Francia e meglio di Germania. Allora, noi oggi stiamo dicendo che forse rivediamo le pensioni, ma oggi il premier francese nel suo discorso ha detto attenzione, noi per 2 anni non rispetteremo quello che fa l'Europa. Allora, Genovesi, la risposta poi Tabacci, diciamo andiamo meno bene della Spagna, uguale alla Francia, meglio della Germania. Il problema della Germania è che compra le nostre esportazioni, quindi potrebbe creare problemi ulteriori. Genovese, che dice? No, ma io dico che probabilmente frequentiamo ambienti diversi, probabilmente. Cioè, noi veniamo da 2 anni in cui l'inflazione si è mangiato il 15% del potere d'acquisto. La crescita occupazionale in parte è dovuta al fatto che la gente
lavora di più perché va in pensione più tardi, e quell'occupazione giovanile è tra una media di 7-12 ore settimanali. E se parliamo di pensioni, lavoratori giovani, ma poveri e precari, in pensione ci andranno con la vecchiaia a 72 anni con le attuali regole. Quota 140. Di questo sto parlando con l'attuale regole. Giubilei, poi una domanda per Tabacci. No, intanto un commento sui sondaggi. Si è votato 4 mesi fa per le elezioni europee e non mi pare che i risultati ottenuti dal centrodestra siano stati poi dei risultati così drammatici, quindi il calo del consenso, che è fisiologico in tutti i governi, però in realtà la prova del voto in elezioni anche importanti come le europee non c'è stata. E poi io sentivo quanto diceva anche il signore della CGIL, il punto qual è? Il punto è che sembra che questi problemi, che nascono in realtà da decenni di errori nelle gestioni pensionistiche, errori la gestione della finanza pubblica, sembra secondo loro che siano nati invece nel momento in cui è andata al governo Giorgia Meloni e il centrodestra. Noi ci portiamo dietro un sistema che è un sistema che ha accumulato nel corso degli anni una serie di problematiche. Se poi aggiungiamo queste problematiche ataviche nel sistema italiano, una congiuntura internazionale che è oggettivamente una congiuntura internazionale complessa, in cui ricordo c'è ancora la guerra in Ucraina con dei costi per l'energia per le aziende estremamente importanti, una congiuntura in cui la Germania, che è la prima economia dell'Unione Europea, che spiegano, non cresce, è ovvio che l'Italia Tabacci si trova in difficoltà. Le faccio vedere l'approccio verso i condoni e poi parliamo di questo. Perché noi i condoni non ne facciamo. Non abbiamo introdotto alcuna forma di sanatoria o condono. Ho letto i condoni, avete fatto i condoni. No, i condoni non ci sono. Ecco la logica del concordato preventivo biennale. Un cambio di passo, non è un condono. Allora, il cambio di passo qual è? Vi faccio vedere il cartello 55. Il concordato per le partite IVA, secondo molti osservatori, si è trasformato in un condono, perché se, per gli evasori che aderiscono al concordato, ci sarà un condono tombale sui redditi evasi tra il 2018 e il 2022, esclusa l'IVA perché non lo permette l'Europa, prima in una prima idea c'era pure quella, senza sanzioni né interessi. Ad esempio paghi 1.100 euro e sani 25.000 euro di evasione fiscale. Tra l'altro questo costa, perché tu devi riorganizzare tutto a livello contabile e ci rimetti 986 milioni in 5 anni. Tabacci. E questa è la vicenda, quando prima si parlava che si fa la storia. No, qui si raccontano delle cose che non sono nell'interesse generale del paese, perché il contrasto all'evasione dovrebbe essere il punto di forza. Invece si è detto che in Italia si paga il pizzo di Stato e questo non aiuta coloro che sono poco propensi alla lealtà fiscale a pensare che devono mettersi in regola. E qui questo qui è un super condono. È il quinquennio precedente, no? Perché il biennale è 24-25. Qui si torna indietro al 2018. Quindi dal 18 al 23, questo qui scompare tutto. E anche l'Agenzia delle Entrate. 5 anni. E anche l'Agenzia delle Entrate, che stava mettendo sotto controllo questa, sarà costretta a non poter operare. Perché lì prevale la privacy. Tu non puoi disturbare l'evasore. Perché la privacy. Attenzione, Capria.